Questo è un periodo di assemblea di bilancio. Con la mia presenza voglio sottolineare alcuni tratti del movimento cooperativo che in questa stagione dove emergono solo elementi di criticità, invece ho intenzione di far emergere, far risaltare. La presenza mia qui in Sicrea vuole testimoniare come questo movimento cooperativo sta cercando di uscire da una profonda crisi che il settore dell'edilizia sta attraversando, ha attraversato. Sicrea è un esempio positivo di salvaguardia di una parte dell'occupazione, di un tentativo di riposizionamento dal punto di vista strategico, di ricerca e recupero attraverso l'innovazione, di essere in sintonia con i bisogni della contemporaneità. Basta consumo di suolo, ma rigenerazione urbana, recupero della sicurezza del territorio, capacità di sapersi misurare con le sfide del mercato e dell'innovazione tecnologica. Accanto a Sicrea e quindi alle esperienze che mettono il movimento cooperativo in prima linea nella ricerca di un rilancio anche dal punto di vista imprenditoriale, vorrei sottolineare con la mia presenza la capacità del nostro movimento di recuperare imprese fallite di privati attraverso l'esperienza del worker buyout e anche la capacità di sapersi innovare dal punto di vista delle dimensioni dell'imprenditoria, perché sto facendo riferimento al progetto della costruzione della grande COP che prevede dal 1 gennaio del 2017 la unificazione delle cooperative di consumo di Reggio, di Modena e di Bologna, mettendo questo sistema ancor più all'avanguardia per quanto riguarda la capacità di immaginare in futuro e di essere risorsa per questo Paese.